I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMILE. Danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMILE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81% e il 73,32% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo webinar è presentato da me, Giuseppe Cericolo, Country Manager Italia di TICMILE, e con me, come sempre, Salvatore, programmatore, di Expert Indicatori e Trader Indipendente. Allora, prima di iniziare con il webinar, breve panoramica e presentazione del broker. TICMILE è un broker non dealing desk con commissioni tra le più basse del settore e spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione dell'FCA UK con fondi segregati assicurati fino a 50.000 sterline. Con TICMIL potete provare tutti gli expert advisor, indicatori, strategie, comprese quelle di arbitraggio. Non c'è alcuna limitazione. Grazie agli oltre, server, oltre 10 server sparsi per il globo, potete avere una velocità, anche la possibilità di avere slippage positivi grazie alla velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,1 secondo. Abbiamo diversi strumenti tra cui ovviamente il Forex, CFD sugli indici, tra cui il FTSE MIB, materie prime e criptovalute come il Bitcoin. Strumenti di ausilia al trading come AutoChartis, la VPS, il One Click Trading e la demo è illimitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi. E abbiamo anche un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain assicurata da una collaborazione esterna con due studi diversi, uno con Marco D'Andrea, e vedete l'email qui in basso nella slide, e l'altro con dichiarativo.com. Allora, questa è la mappa dei nostri server. Ne abbiamo 10, tra cui ovviamente quelli più importanti a Londra, New York, e a Tokyo, e poi quelli di backup. Questa è una slide che mostra gli spread delle commissioni di TICMIL a confronto con altri broker. È un sito esterno, MyFXBook, potete controllare voi stessi anche in tempo reale sul sito di MyFXBook e vedrete che quasi sempre TICMIL ha gli spread migliori in termini anche quindi con le commissioni incluse rispetto ad altri competitor. Grazie ovviamente a queste caratteristiche, TICMIL sta aggiornando ogni mese i propri volumi di trading e proprio a settembre abbiamo, nonostante sia in vigore l'ESMA, noi siamo sotto le direttive ESMA, abbiamo raggiunto un volume di trading impressionante, abbiamo superato i 100 miliardi di dollari come volume di trading mensile, quindi un grande traguardo per TICMIL. Allora, io ho finito con la presentazione del broker. No, mi dicono che l'audio non è tra i migliori. Allora, io adesso provo a mettere un altro microfono. Nel frattempo lascio la parola a Salvatore. Tu, Salvatore, mi senti bene, giusto? Insomma, arrivo a tratti all'intermittente. Vediamo se il problema è tuo, cambiando le Ok, cuffie. adesso io cambio il microfono. Tu, nel frattempo, allora, puoi spiegare le funzionalità dell'expert, io ti seguo con il mouse e tutto. Quindi il programma di oggi è un breve riepilogo perché vedo tanti comunque iscritti nuovi al webinar e quindi facciamo un breve riepilogo dell'expert, di che cosa fa, della logica e delle funzionalità e poi la spiegazione delle nuove funzionalità che hai aggiunto. Quindi siamo arrivati alla versione termometro Forex 2.0 e poi facciamo qualcosa di molto concreto. Quindi con delle strategie basate proprio sul termometro Forex. Ok, allora io esco dalla piattaforma, dalle slide. È una piattaforma demo?
Aspetta. Ok. Questo sono in demo, quindi vai, spiegalo e io ti seguo con le indicazioni che mi Vabbè. dai. Vabbè, buonasera a tutti, per chi non mi conosce, mi chiamo Salvatore Labriola e sono il programmatore, l'autore era nato come indicatore, poi trasformato come expert advisor. Faccio una brevissima descrizione perché abbiamo fatto dei video precedenti, dei webinar precedenti dove spiego passo passo le varie funzionalità. Per farvela breve, il termometro Forex è nato per, come dire, riassumere in uno specchietto, quello che potete vedere davanti ai vostri occhi, darvi subito, a prima vista, la forza o la debolezza o la neutralità delle varie valute. Vado semplicemente con un algoritmo, proprietario, vado semplicemente a, confrontare i vari cross, li confronto fra di loro. Quando ho dei valori bassi di questo algoritmo, per me, il basket inteso come euro contro tutti gli altri strumenti, ha un valore molto basso, significa che il mercato in quel momento esprime una debolezza. Debolezza che poi potete vedere sui vari frame a 5 minuti, 15, H1 o daily per l'operatività di medio-lungo termine. Vi vado a evidenziare subito a primo impatto appunto questa debolezza, la neutralità e la forza con quel simbolo che vedete al centro del basket, colorato di rosso per la debolezza, verde per la forza e neutralità grigia. Detto questo, io passerei poi alle variabili esterne perché vi spiego sempre, ecco, la debolezza. Adesso l'euro-dollaro, cioè l'euro, il basket euro sul daily mi sta esprimendo una debolezza nei confronti delle altre valute. Sotto in basso quei numeretti che vedete sono praticamente le differenze percentuali dell'euro rispetto al dollaro, rispetto alla sterlina, esatto, rispetto a tutti gli altri cross. Questa differenza percentuale poi l'andate a settare dalla variabile esterna, la potete calcolare su base giornaliera, su base mensile, cioè dall'inizio del mese o addirittura dall'inizio dell'anno, e vi dice praticamente l'euro-dollaro che sta facendo dall'inizio dell'anno, l'euro-sterlina che sta facendo dall'inizio dell'anno, e questo è molto utile per studiarsi anche un minimo di correlazioni. Vediamo un attimo le variabili esterne. Ah, vabbè, poi ci Io sono giù in nel basso. frattempo ho cambiato il microfono, non so se si sente meglio oppure no. Si sente meglio, molto meglio. Molto. Ok, Ok, no, toglimi un attimo le variabili esterne. Questa forza e questa debolezza delle varie valute, poi le vado ad accorpare nelle valute che vedete giù in basso in evidenza, esprimendo che cosa? I cross che secondo me meritano maggiore attenzione. Questi bottoni che vedete qui giù, coloro di blu o di magenta o di bianco, a seconda se la forza è appena cominciata, secondo me, cioè ancora è all'inizio di questa espressione appunto, di forza, se siamo a metà strada con un segnale secondario, quindi verranno dipinti di magenta, oppure se siamo alla fine di questa forza, sì, euro sterlina in questo caso esprime una certa forza, però non siamo proprio all'inizio del trend, anzi direi che siamo quasi alla fine del trend. Detto questo, chiaramente cliccando sul pulsante euro sterlina o euro yen si apre il grafico euro sterlina o euro yen per fare diciamo così un'analisi tecnica adeguata appunto rapportata allo strumento su cui abbiamo cliccato. Andiamo sulle variabili esterne. Le variabili esterne, candela di riferimento, vabbè, sostanzialmente esprime praticamente su quale candela io voglio che mi calcoli l'algoritmo. Uno significa la candela, in questo caso è sul time frame daily, significa che stiamo ragionando sulla candela chiusa ieri, cioè la candela precedente di ieri. Altrimenti potremmo analizzare anche la candela di 20 giorni fa, 30 giorni fa e via dicendo. Un alert true o false, nel caso in cui si accendono i bottoni, mi compare un altro, cioè mi compare, mi suona, mi dà un suono nel momento in cui cambia la colorazione dei bottoni. Il layout potete decidere se metterlo orizzontale o verticale a seconda del vostro monitor, a seconda del vostro schermo, è solo la disposizione grafica dello strumento, nulla di che. Il template è molto importante perché potete settare, potete diciamo configurarvi, preconfigurarvi.
darvi un template del vostro grafico, andarlo a scrivere qui dentro e quando aprirete un grafico ve lo aprirà con questo template. In questo caso Giuseppe ha salvato termometro, credo se ne leggo bene. Ok, termometro. Quando aprirà un grafico dalle valute in evidenza, non lo so, euro yen. Aspetta che ho sbagliato, non mi ricordo il formato, ah, qui non ce l'ho, però poi ve lo faccio vedere bene dopo che cosa si può fare con il template. Vabbè, colore tabella lì, ok. Lotti, questo è praticamente il parametro principe, andiamo a dire con quanti lotti vogliamo tradare ogni volta che intendiamo entrare su ogni cross. In questo caso è settato 001. Potete settare per ogni operazione singolarmente lo stop loss e un take profit, chiamiamolo antirovina, perché sostanzialmente potete chiudere la piattaforma durante la notte e quindi sapete che avete settato in questo caso con stop loss a true 200 pip di stop. Significa che per ogni trade che verrà aperto lui setterà automaticamente 200 pip di stop loss o eventualmente il take profit se l'avete impostato. Poi passiamo al basket position. Calcolo profitto. Il calcolo profitto lo potete stabilire sia in termini di assoluti, valori assoluti, oppure in percentuale su equity. In valori assoluti sono sostanzialmente in valuta deposito, che in questo caso è euro, quindi Giuseppe ha questo conto, quindi la valuta è euro. Possiamo andargli a dire, quindi lascia valore assoluto, gli possiamo andare a dire che per ogni basket al raggiungimento di 1000 euro di profitto o al raggiungimento di 1000 euro di perdita, chiudimi tutte le operazioni. Stesso identico discorso vale per il trading stop. Potete attivare un trading stop su base profit in questo caso e siccome stiamo vedendo valore assoluto, gli stiamo dicendo che al raggiungimento di 100 euro di profitto, attivami questo trading stop di 30 euro, che significa che a 100 euro mi attiva il trading stop. Nel momento in cui tornerà indietro il mio profitto di 30 euro, quindi sarò a più 70, mi sbatterà fuori, chiuderà tutte le operazioni. Chiaramente, se guadagno di più, lui adeguerà questo trading esattamente alla stregua di un adeguamento di uno stop loss delle operazioni, lo faccio sulla base del profitto. Tutto questo è valido anche nel caso in cui decidete di non mettere valore assoluto, ma al percentuale su equity. Chiaramente, dove state il percentuale su equity, a quel punto, profit basket, dovete mettere una percentuale sul vostro, appunto, sulla vostra equity. Che ne so, vogliamo mettere al 10% di profitto. Chiudimi le operazioni al 10% della mia account equity, chiudimi le operazioni, stessa cosa per il trading stop, settando le opportune percentuali. Mi pare che ho detto tutto. Ah, quella è la base calcolo mensile, in questo caso, scusate, la base calcolo percentuale calcolata adesso su mensile, ma volendo potete settare giornaliera oppure annuale. Scusate la velocità, ma davvero in un'ora diventa molto difficile descrivere tutto, però Comunque, sappiate su questo ti rispondo anche alla domanda di Andrea. Abbiamo fatto già diversi webinar che trovate sulla pagina di Tickmill o anche sulla pagina di Tickmill, proprio il sito, oppure sulla nostra pagina Facebook di Tickmill Italy. Poi comunque vi do tutti i riferimenti. Salvatore, non hai spiegato la percentuale di riduzione dell'esposizione. sì, questa è una percentuale, lasciamola settata adesso per il momento al 50%, lo facciamo vedere subito in diretta un esempio molto pratico. Che cosa significa questo 50%? Allora, questo che vi ho detto dei profitti e delle perdite del trading stop è relativo a ogni singolo basket, non il totale complessivo di tutti i basket, ma a ogni singolo basket. Adesso apriamo un basket, aprimi un basket euro, quello che vuoi tu, si clicca lì sul tasto euro, mi farà la domanda, vuoi comprare euro contro tutti, diciamogli di sì, lui comprerà euro contro tutti gli altri strumenti, quindi euro dollaro, euro sterlina, euro yen, euro CHF e via dicendo. Mi va a evidenziare l'esposizione lì a fianco al tasto debolezza, esatto, a fianco al tasto debolezza mi dice quant'è l'esposizione sul basket. In questo momento ho 007. Cliccando mi chiederà se voglio chiudere il basket completamente, cioè quindi chiudere tutte le operazioni. Se dico no, mi farà la domanda della riduzione di questo. Solo che l'hai fatto, scusami, da 001. Sì, te ne Vuoi apro un aprire? attimo, sì, arriviamo. Aprine un altro perché poi spiego sta cosa. Ok, sei a 0,14 adesso di esposizione, clicca su 0,14.
Ok, chiudi tutte le operazioni, facciamogli no per ora, però è abbastanza banale questo, chiuderà tutte le operazioni. Nel momento in cui mi fa questa domanda, vuoi ridurre l'esposizione del 50%, che è la variabile esterna che avevamo settato prima? Gli diciamo sì, e lui, digli sì. E lui ha ridotto del 50% l'esposizione. Adesso, scusami Giuseppe, puoi un attimo fare la variabile esterna, aumenti lotti, perché questa è una cosa che dovrei vedere. Fai 0, fai 0,10. Ok. Aprimi tutto il basket, chiaramente 0,70 adesso diventerà. Ok, adesso riducimi adesso l'esposizione. Ok, come vedete da 0,70 siamo passati al 0,35 di esposizione perché il 50%. Perché prima ha chiuso tutte le operazioni? Perché erano tutti trade da 0,01. Riducendo 0,01 il 50% non esiste un lotto minimo di 0,005, per cui lui all'ultimo passaggio praticamente la stessa cosa di chiudere tutto. Questo è un po' il concetto, cioè avevamo l'esposizione minima. Questo però magari posso anche correggerla sta cosa perché No, sarà vabbè, ma più. comunque tenete conto che sui microlotti, ovviamente, come ha detto Salvatore, non esiste una size inferiore a 0,01. Quindi, se appunto avete i mini lotti, fa l'esposizione alla riduzione. Quindi, io vedete, ho ancora ridotto da 0,35, mi ha ridotto a 0,21, perché lui poi ha anche, diciamo, ha fatto un'approssimazione dei lotti e quindi ha ridotto del 50% da 0,35. Ok, dopodiché il campo a fianco, quello che vedete a fianco esatto, quello ci dice il profitto del basket. Cliccando su questo profitto possiamo decidere di chiudere eventualmente le operazioni a pareggio. A pareggio che significa? Stiamo perdendo adesso 3 euro, digli sì, lui mi dipinge quel tasto di blu, questo significa che il basket arrivato a un minimo di profitto di 1 euro chiuderà tutte le operazioni. Oppure eventualmente possiamo forzare la mano attivando un trading stop da adesso. Che succederà? Allora, clicca di nuovo, ti chiederà di nuovo di mettere a pareggio, gli dici no, ok, e ti chiederà allora attivo il trading stop sul basket euro, digli sì, dipingerà il pulsante di giallo, questo significa che è attivato il trading stop. Da questo momento in poi lui va a registrarmi i vari profitti. A profitti migliori adegua il trading stop di quando esce fuori della variabile esterna che avete settato prima, che erano quelle 30 euro famose, il trading stop che avete settato precedentemente nelle variabili esterne. Se chiudete e riavviate la piattaforma, questi tasti, diciamo la scelta del trading stop e del pareggio, ve li conserva in memoria. Quindi, provando a cambiare time frame, chiaramente non abbiamo nessuna esposizione su altri time frame. Ritornando sul daily, ecco che mi ridipinge il tasto giallo, diciamo, ci indica che su quel basket abbiamo attivato, è attivo il trading stop. Direi che ho detto tutto. Vabbè, poi ho aggiunto quel tasto chiudi tutto, lo vedete sotto la leggenda. Questo serve per chiudere tutto come un carro armato, tutte le operazioni di tutti i basket. Quindi, Facciamo un esempio, io adesso apro tutto GPB, apro anche lo yen. Nel caso volessi chiudere tutto, basta cliccare qui e mi chiude tutte le operazioni. ok, adesso prova ad aprire un basket, aprine uno, quello che vuoi, poi decidi di comprarlo, di venderlo, come vuoi tu. Ok, adesso cambia time frame e apri un altro basket su un altro time frame, giusto per far vedere la differenza. Potete utilizzare il termometro chiaramente il consiglio mio è utilizzarlo su due grafici separati. Però chiaramente se vi spostate su un altro time frame, l'esposizione che adesso ci dice siamo sul daily, ce la dirà solo ed esclusivamente sul daily, perché su weekly non abbiamo nessun tipo di operazione. Prova a trascinare. Ok.
Vedete, su euro non abbiamo nessuna operazione perché quelle operazioni facevano parte del daily. Questo, se premiamo qui il tasto chiudi tutto, non chiuderà assolutamente nulla perché in questo template, diciamo sul weekly, non abbiamo nessuna operazione. Le operazioni ce le abbiamo sul grafico daily. Ve ne accorgete perché vi prenderà i profitti e l'esposizione su ogni basket. Ritorna di nuovo sullo daily. Ecco. Qui abbiamo l'esposizione di 0,70 con un profitto di meno 5,75. Chiudimi un attimo il basket euro perché è quello un po' più semplice. E aprimi un basket dollaro. Volendo comprare il dollaro, lui chiaramente comprerà il dollaro contro tutti. Cioè che cosa farà? Comprerà dollaro yen, dollaro CHF, dollaro CAD, ma venderà euro dollaro, sterlina dollaro, Audi dollaro, NZ dollaro, perché? Perché sta al denominatore. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Stessa cosa nel caso di vendita, quindi ho pensato chiaramente anche a questa cosa. La funzionalità aggiuntiva di questa sera, che è la versione 2.0, sono questi altri tasti che vedete qui in basso, ecco questi qui, che vi vado a dire l'esposizione singola per strumento. E anche su questa esposizione singola per strumento possiamo decidere di chiudere solo quell'esposizione. Cioè adesso su dollaro io ho un'esposizione complessiva di 0,70. Andiamo a chiudere euro-dollaro, cliccando sul tasto 0,10, sì, lì. Chiudo posizione su euro-dollaro, ok, io ho chiuso. E adesso l'esposizione complessiva è di 0,60. Provo a chiudere, che ne so, dollaro CAD. Dollaro CAD. Chiudo l'esposizione. Ecco, vedete, vi va a chiudere e vi va a dire, adesso io ho un'esposizione complessiva di 0,50. Sì, ma che c'ho in portafoglio? C'ho in portafoglio dollaro, sterlina, dollaro yen e così via. Cioè dove vedete chiaramente valorizzato il campo. Può evidenziarsi anche un'altra cosa. Provami a comprare, scusami, che hai fatto? Hai comprato sterlina dollaro? Prova a vendere sterlina dollaro. Quindi vai sul tasto sterlina dollaro, esatto, lì. Prova a vendere. No, scusa, ho sbagliato. Mi sono sbagliato, adesso la devi comprare 2 volte. Ora, che mi dice il basket? Il basket mi dice che ho un'esposizione di 0,40, di sterlina dollaro mi dice 0, perché? Perché ho nettizzato l'operazione, cioè esposizione su sterlina dollaro non ce n'ho, anche se non è vero perché, cioè non è vero, nel senso l'esposizione è nulla, ma le operazioni ci sono e quindi che ho fatto? Ho dipinto di giallo il tasto, quindi con questo tasto giallo sapete che l'esposizione c'è di sterlina d'oro. Cliccando sul tasto giallo mi vado a chiudere tutta l'esposizione sterlina d'oro. Chiudi, sì. È abbastanza intuitivo, poi vabbè, man mano utilizzandolo potete Ah, scoprire. questa aggiunta serviva perché quando si aprono diverse posizioni, a volte può sfuggire che siamo esposti su un determinato cambio cross e quindi non abbiamo l'idea di quante posizioni abbiamo su un unico cambio, appunto cross. Quindi anche perché, come ha fatto vedere Salvatore, noi oltre al basket che possiamo comprarlo direttamente cliccando su USD, possiamo anche comprare singolarmente ogni valuta, che adesso vi farò vedere sulla strategia, sul riepilogo della strategia delle correlazioni che ho fatto vedere la settimana scorsa. Quindi se io volessi comprare euro-dollaro, lo posso comprare anche singolarmente, sempre cliccando su appunto euro-dollaro. E quindi poi ho questa diciamo ulteriore verifica delle sites, quindi controllo delle sites, e posso anche appunto vedere che cosa o effettivamente all'interno del basket, oltre appunto alla size complessiva che vedo visualizzata a fianco appunto a USD o al simbolo di neutralità, forza o debolezza. Ok, questa quindi era la funzionalità che è stata aggiunta. Spero vi piaccia perché comunque sono sicuro che sarà molto utile. Allora, adesso passiamo alle strategie. Tu, Salvatore, hai spiegato tutto, giusto?
Io più veloce di così non, davvero non potevo, però vi invito a vedere i webinar precedenti e insomma, poi avete modo di scaricarlo, provarlo, contattatemi senza nessun tipo di problema. Passo Allora, la parola a te perché adesso chiama adesso. Domenico mi chiede se è stato usato su un conto reale, quale profitto ha fatto in un mese, quale drawdown, se è possibile vedere uno statement. Allora, Domenico, non so se è la prima volta che ci segui, però noi facciamo, abbiamo appunto anche una chat su Telegram dove facciamo diversi studi e quindi portiamo avanti diversi progetti e la regola del gruppo è che ogni progetto debba essere poi seguito con un MyFXBook. Sul termometro Forex, soprattutto se non sbaglio, nel primo webinar abbiamo fatto vedere le statistiche di 4 anni relative al termometro Forex, quindi le statistiche che ha dato questo tipo di indicatore. Quindi ti invito poi a vedere il primo webinar e da lì poi puoi estrarre un po' tutte le valutazioni del caso. In merito invece a questo tipo di strategia, sono due progetti che sono nati in concomitanza con la nascita dell'Expert, e quindi sono due tipi di strategie. Una per un conto piccolo, come può essere adesso questo conto che vi sto facendo vedere da 500 euro, tra l'altro questo è limitato a leva 30, e da qui andiamo a creare delle situazioni seguendo un filtro di tendenza generale. Come avevo spiegato nel precedente webinar, dato dal Cot Report o dagli indici valutari, e da lì poi vado a crearmi delle situazioni di vendita o di acquisto della forza, però splittando un po' questo tipo di ragionamento con le correlazioni. Quindi avevo fatto vedere nelle slide precedenti perché ha senso comprare l'intero basket anziché magari andare ad agire soltanto su un unico cambio. Ad esempio, se io ho forza su GPB, la domanda principale che ho fatto nel precedente webinar era: ha senso comprare l'intero basket quando il mercato del Forex è dollaro centrico e quindi io potrei acquistare semplicemente GBPUSD senza dover andare a comprare le altre valute, con le correlazioni, quindi è una stima, non è detto, perché su 50 settimane, una media di 50 settimane, quando io ad esempio acquisto GBPUSD, per il 65% delle volte questo andrà nella stessa direzione degli altri cross. Quindi ha senso andare a diversificare per sfruttare sia la volatilità che può avere una specifica valuta come può essere, non so, AUD o NZD o CAD, e sia perché appunto per sfruttare queste correlazioni. Le altre, ad esempio euro-dollaro, mantiene una correlazione del basket del 45%, il dollaro lo stesso. L'unica valuta che diciamo ha una correlazione abbastanza forte con il dollaro è USDCHF, quindi anche tutte le altre valute, quindi nel caso io acquistassi o andassi a vendere il franco, per l'83% delle volte tutto il basket va nella stessa direzione. E quindi poi avevo fatto vedere anche come andare a cercare di coprirsi con le correlazioni, quindi per creare dei basket. Vi devo mandare queste slide perché alcuni me l'hanno chiesto, e quindi poi nel precedente webinar io ho spiegato un po' tutto. Adesso vado ad aprire delle posizioni, facendo un po' il riepilogo in modo molto concreto e operativo di quello che ho spiegato nel precedente webinar. Si parte dal COT. Questo è un sito che potete visionare gratuitamente, bar chart. Praticamente che cosa fa? Va a riportare le posizioni dei grossi speculatori e dei commercial, quindi va a graficarle. Allora, dal termometro Forex abbiamo forza su GBP, quindi dovremo comprare la sterlina.
Allora, questa forza della sterlina, che mi dà il termometro Forex, quindi un'indicazione tecnica, io voglio andare a cercare una, diciamo una conferma su una linea di tendenza molto più sul lungo periodo, quindi come può essere ad esempio il Cot Report, e quindi mi vado a controllare che cosa mi dice il Cot Report sulla sterlina. E sulla sterlina c'è una cosa molto interessante. Siamo arrivati a dei livelli di dei contratti dei commercial su livelli molto alti. Non avevamo questi livelli da circa un anno a questa parte. Quindi vedete come la linea rossa dei commercial, quando va oltre 100.000 contratti, il cambio, la valuta in questo caso la sterlina, va nella direzione dei commercial. Non ho sbagliato, cioè i commercial per definizione vanno sempre contro trend perché non hanno fini speculativi e quindi sostanzialmente loro non vanno sempre contro il trend. Però che cosa succede? Che quando si raggiunge un massimale dei contratti, la loro visione, che era fino a quel momento, viene assecondata. E quindi il cambio inizia ad andare dalla loro parte. Però che cosa succede? Che i commercial iniziano a scaricare quelle posizioni. Quindi questa cosa sta accadendo sulla sterlina da qualche settimana a questa parte, cosa che io ho sfruttato sulla sterlina su questo conto, e attualmente il progetto, quindi, che sta andando su questo tipo di approccio sta pagando perché il conto, diciamo, ha avuto un buon inizio. Ovviamente, siamo solo all'inizio, è il secondo mese, non è una buona statistica per dire se questo tipo di progetto fallirà oppure no. Quindi, dobbiamo sempre avere dei riscontri oggettivi. Qui il rischio rovina è molto critico su questo conto perché siamo appena su o superiore ai 100 trade, quindi bisogna un attimo prima verificare, fare delle verifiche almeno su base trimestrale per capire se questa strategia può pagare. Però quello che sto facendo è che sulla sterlina, quindi il COT mi dice che posso comprarla. Non mi fido al 100% di questa indicazione perché voi sono arrivato tardi, voi perché magari il COT è sul lungo periodo e quindi magari non ho il margine per sostenere degli eventuali ritracciamenti. Quindi assecondo questa indicazione, però lo faccio con le correlazioni. Quindi, siccome devo comprare sterlina, inizio a comprare GBP USD. Vedo però solo la size perché non mi ricordo, sì, 001. Allora, quindi compro GBPUSD e GBPUSD adesso viene GBP Yen. GBPUSD e GBP Yen come sono correlate? Possiamo vederlo, io già ho la tabella, però possiamo anche scaricarci questo file che si trova sul sito MATAF, lo trovate qui. Poi chi vuole il file glielo giro, comunque sul sito di MATAF trovate tutte queste indicazioni. Mi vado a vedere un po' GBPUSD come sono correlate. GBPUSD con GBPYEN. Allora, su 50 periodi sul lungo termine, su un grafico daily, GBPUSD e GBPYEN sono fortemente correlati. Quindi abbiamo una correlazione che va oltre il 90%. Quindi io posso, questo se già ho comprato GBPUSD e voglio comunque proteggere il basket, posso vendere la sterlina contro lo yen. Quindi vendo sterlina e compro yen. Non l'ho fatto casualmente. Un'altra cosa che va controllata è che, siccome noi ragioniamo per basket, dobbiamo andare a vedere ovviamente gli altri basket. Se abbiamo forza sullo yen, significa che lo yen per il termometro Forex andrebbe acquistato. E quindi io, vendendo la sterlina contro lo yen,
È come se avessi acquistato anche lo yen, quindi assecondato l'indicazione che già lo yen quindi mi dà qui di forza. E quindi posso comunque darmi delle indicazioni anche guardando, buttando un occhio sugli altri basket. Quindi un altro, adesso non faccio tutto il file perché sarebbe troppo lungo, perché devo spiegare l'altra strategia multi time frame. Comunque, altri cambi molto correlati tra loro sono GBPOD e GBPNZD, quindi io posso decidere di comprare GBPOD e vendere GBPNZD. Vedete come l'esposizione rimane complessiva di zero. E con l'aggiunta delle nuove indicazioni di Salvatore, io so esattamente dove mi trovo con le varie esposizioni. Poi GBPCHF lo posso comprare. EURGPB, anche qui, ad esempio, io posso decidere, siccome euro ho già la debolezza che mi viene segnalata dal termometro Forex su euro. Posso vendere euro e comprare sterlina, quindi fare lo short. In questo modo ho assecondato l'indicazione sia del COT, che mi dice che i commercial sono su livelli molto critici, quindi si potrebbe arrivare a un'inversione di tendenza, e sia sull'indicazione di forza del termometro Forex, che mi dà appunto forza sul GBP. Quindi questa cosa poi posso farla su tutti gli altri cambi. Su euro ho visto anche che i commercial sono short, quindi posso decidere di andare a operare anche su euro in maniera short. In questo caso euro-dollaro lo vendo. EURGPB posso anche decidere di non toccarlo, visto che comunque già sono andato prima short su GBP. Euro yen, posso decidere anche questo di venderlo, ma siccome euro yen è molto correlato con euro dollaro, posso coprirmi e andare magari a comprarlo. Poi mi compro euro franco. Faccio la stessa cosa di euro AUD, lo compro, e euro NZD lo vendo, euro CAD lo vendo. In questo modo, anche se non ho un'esposizione sull'euro, ho comunque protetto tutto con le correlazioni, e poi posso decidere se andare a operare singolarmente. Questa cosa attualmente sta pagando abbastanza bene, vediamo dove porterà, e quindi questa è molto adatta per chi non ha grossi capitali e vuole comunque operare lo stesso col termometro Forex. L'indicazione di massima è comunque partire almeno con 500 euro, perché ogni micro lotto vi costa 33 euro di margine. Poi, comunque, questo tipo di strategia potete rivederla direttamente nel penultimo webinar. Allora, adesso invece passiamo alla strategia multi time frame, che è indicata per un conto più cospicuo, e quindi andiamo a sfruttare tutte le funzionalità del termometro Forex, perché la particolarità del termometro Forex, che ha spiegato anche Salvatore prima, è la gestione separata per time frame. Quello che vedo sul grafico weekly, quindi le posizioni che vedo sul grafico sul basket, non le vedo sul daily, quindi posso gestire separatamente questi time frame. E quello che adesso andrò a fare, ma ci vorrà veramente poco per spiegarla questa strategia, perché è molto semplice, sarà quello di gestire separatamente per ogni time frame. Quindi partiremo dal grafico weekly, poi sul grafico daily e
sull'H4. Tutto questo ovviamente verrà, questo tipo di progetto monitorato sempre con MyFXBook, perché è importante. Devo anch'io in primis, io mi definisco come ho detto anche nell'altro webinar, più un ricercatore che un trader, nel senso che non smetto mai comunque di provare nuove strategie. Quindi qualsiasi strategia che poi vado a provare, per me deve avere un riscontro concreto, perché comunque è importante anche capire che tipo di statistiche si hanno da una determinata strategia. E quindi su questo poi vi darò il link di MyFXBook, e quindi vi invito comunque a iscrivervi alla chat Telegram che vi ho postato prima, perché da lì poi ogni giorno possiamo seguirla. Allora, partiamo dal grafico weekly. Allora, sul grafico weekly, io l'ho pensata in questo modo. Poi ovviamente ognuno può avere i suoi tipi di progetti in chat. Comunque molte persone stanno avendo alcuni approcci diversi, stanno facendo le loro verifiche, tra cui diciamo che il migliore adesso, perché comunque sta seguendo le lettere, le indicazioni, è Max. Non so se c'è in chat, Max, se ci leggi. E quindi seguire appunto i vari progetti anche in maniera differente, proprio perché lo scopo è quello di, siccome questo tipo di strumento viene dato gratuitamente anche sulle demo in maniera illimitata, potete fare tutti gli esperimenti del caso che volete, però quello che vi chiedo è di almeno condividere gli studi in chat con tutti, in modo tale che insieme possiamo trovare una soluzione ottimale. Allora, quella a cui ho pensato io è questa: creare un filtro di tendenza generale sempre usando il COT report sul grafico weekly, però non usando le correlazioni, comprando l'intero basket, perché qui con una capitalizzazione importante del conto posso comunque permettermi di comprare l'intero basket. Quindi adesso vado a comprare il basket di GPP, perché abbiamo visto prima che il COT report ci dice che i commercial sono sui contratti, esposti su contratti in maniera molto in una situazione di ipercomprato. Quindi potrebbe la sterlina cambiare la tendenza rispetto a quella che era in precedenza l'opinione dei commercial. Quindi, comprando adesso sterlina, devo solo verificare sempre la size. Verificate sempre la size, perché è importante. Allora, compro sterlina contro tutti. Vediamo se però ho attivato. Vedete, un altro errore che non dovete fare è che ovviamente l'autotrading, se non è attivo, non partono gli ordini, perché è proprio un expert. Quindi permetti, complimenti. Ok, adesso la faccina acquirite, quindi posso comprare sterlina contro tutti. Vedete, ho comprato quindi la sterlina contro tutti. Allora, su USD abbiamo forza, però USD non ho controllato come ha messo sul COT. Dov'è il dollaro? Questo euro, Australia, no, deve essere questo, Bitcoin, no, Dix forse. aspetta, lo prendo da qua, no, Dix. allora, sul dollaro lo stanno acquistando. I commercial non sono su situazioni ancora estreme, perché diciamo che i contratti storicamente arrivano sui 59.000 contratti, non ci siamo ancora. Quindi, a secondo l'indicazione dei grossi speculatori, quindi posso poi anche fare un ulteriore controllo su MATAF e vedere dov'è l'indice, perché Salvatore, molti ci chiedono: ma perché non creare uno storico sul termometro Forex?
Questa cosa qui è parzialmente, non è corretta perché comunque già sul termometro Forex voi potete fare, diciamo, dei backtest andando a modificare la candela di riferimento. Quindi, come diceva prima Salvatore, se ne mettete a 20 candele, qui vedete le 20 candele precedenti. Però se volete avere un'indicazione dell'indice, non serve andare a appesantire di nuovo l'indicatore perché su Matef già Matef fa il lavoro per noi, quindi basta, non so se volete la tendenza di lungo periodo, vedere dov'è l'indice. L'indice ci dice che il dollaro lo stanno comprando, magari inserisco anche una media per farlo in maniera molto semplice. Vedete, il dollaro è acquistato, quindi io vado semplicemente ad assecondare questa situazione quando vedo un setup quando vedo il setup sul termometro Forex. Quindi mi dice di comprare dollaro, i dollari e io lo faccio, proprio perché il dollaro attualmente viene comprato. Quindi lo compro, questo è sul weekly, vedete che mi ha comprato anche il dollaro. Poi abbiamo il franco, che mi dice il termometro Forex che è venduto, però cerco sempre comunque una tendenza una linea di tendenza sia dall'indice vero e proprio che questo. E quindi il franco si trova comunque su una situazione di acquisto. Quindi il franco lo stanno comprando. Quindi io questa debolezza che vedo sul franco la posso comprare invece che venderla. Non so se è chiaro il discorso. Siccome comunque su una media di 200 periodi, scusate, di 100 periodi, il franco viene acquistato. Non vado a vedere il cotto sul franco perché comunque i contatti non sono così, diciamo, importanti come possono essere sulla sterlina o sul dollaro. Però per evitare queste situazioni di non sapere che cosa fare, posso andarmi a creare un filtro di tendenza e quindi, visto che il franco viene comprato, io posso decidere di, questa debolezza che vedo di acquistarla. Aiutatemi in chat perché io sono un po' influenzato, quindi se sto dicendo delle gastronerie, correggetemi pure. Allora, Audi, debolezza su OD. E qui anche su OD ho visto che c'era. Scusate. Allora, su OD c'era una cosa molto interessante sul COT. Vedete dove siamo con i contratti? Cioè, qui ci sta dicendo il COT che i commercial sono arrivati su livelli estremi. Ora, può continuare a scendere AUD, nessuno lo mette in dubbio, però se non proviamo ad acquistare AUD qui su questi livelli estremi, che storicamente ci hanno dato delle buone situazioni di ripartenza, quindi di inversione del trend, o quantomeno comunque un periodo di ritracciamento dal trend primario, non so quando poi effettivamente si possa fare, perché queste situazioni dei commercial comunque su livelli molto estremi sono da monitorare. Quindi la debolezza che vedo su OD, io non la vado a vendere, ma l'acquisto, come la stessa storia del franco. Quindi il termometro fa tutto il lavoro sporco per me, nel senso che io adesso senza il termometro Forex dovevo andarmi ad aprire più di 40 operazioni a mano, invece con un solo clic me le fa direttamente il termometro Forex e poi potrei gestirle anche in modo separato con le variabili che Salvatore ci ha fatto vedere. Allora, poi continuo con il CAD e l'NZD, però il ragionamento è sempre lo stesso. Sul CAD non mi ricordo mai i simboli. Allora, Canadian dollar. Vedete, non c'è proprio una situazione chiara. Quindi sul Canadian dollar vado a vedermi un po' che cosa mi dice anche l'indice, in modo tale che se non ho diciamo, un'informazione dal COT,
magari me la ricavo dall'analisi tecnica nuda e cruda. Allora, adesso siamo in una fase di ribasso, quindi ovviamente giustamente il termometro Forex ci ha segnalato questa momentanea fase di debolezza. Io però, visto che comunque siamo sopra la media 200, a 100 periodi, me lo vado a comprare. In effetti, questo che cos'è? Grafico weekly, o sul weekly comunque la forza sul CAD, quindi la secondo compro. NZD, che di solito va a braccetto con AUD, dovremmo avere la stessa situazione sui commercial, vediamo. Infatti, allora, su NZD abbiamo la stessa situazione di livello estremo dei commercial, quindi anche qui vale lo stesso ragionamento. Quindi posizioni estreme, questa debolezza non la vendo ma la compro. No, questa in linea di massima è un'indicazione su come poter operare su un grafico weekly seguendo le indicazioni del COT report e magari degli indici valutari. Ho scelto proprio il weekly perché il COT report, come sicuramente sapete, saprà la maggior parte di voi, esce ogni settimana, quindi si può, secondo me, creare diciamo una buona strategia sul weekly. Quindi io sul weekly avrò questa gestione separata. Adesso sul daily vedete che io non ho nessuna di queste, e questa è la grandissima figata del termometro Forex. Io adesso il weekly so che è la gestione col COT report e con gli indici valutari, quindi seguirò queste le indicazioni, quindi gestirò le posizioni dei vari basket sul grafico weekly. Sul grafico daily, sul GBPUSD, sul grafico daily, scusate, non mi metto a fare tutte queste, diciamo, analisi, ma semplicemente scelgo di seguire le indicazioni che mi dà il termometro Forex. Quindi dove vedo forza compro, dove vedo debolezza vendo. Quindi GBP mi dà forza, compro. Scusa, solo una domanda, ma hai comprato quattro basket sul weekly, cioè hai almeno, se non ho visto male, erano quattro basket in totale, no? Sì. Oh, puoi scendere giù, che marcia, cioè, quando stai impegnando di margini, per curiosità? Questo è professionale però, il conto. Ah, ok. Perché sul conto, mentre su quest'altro il margine, vedete, è quasi completo. Quindi siamo a più o meno, non so quante operazioni sono, però ovviamente diciamo sul conto piccolo con leva a 30 si arriva subito, quasi subito al margine, però si possono gestire diverse operazioni. Guardate quante ne ho aperte. Comunque sono tante operazioni che si possono gestire. Allora, non mi ricordo se questa è la versione. Ah, anche qui vedete un'altra cosa che. Allora, anche se Salvatore lo sconsiglia, voi potete switchare direttamente tra un time frame e l'altro, perché anche, non dovete andare per forza di cose, ripeto, anche se Salvatore lo sconsiglia, per forza di cose andare a caricare il termometro Forex su ogni time frame. Potete switchare da un time frame all'altro e comunque vi mantiene le statistiche. Adesso io lo faccio direttamente sul daily, quindi switcho e faccio quello che stavo facendo prima, quindi compro GBP, quindi compro lo yen. Vendo l'euro. No, ho comprato l'euro, vedete. Allora, qui ho sbagliato, chiudo tutto in basket. Quindi qui vendo euro e qui vendo il CAD. Faccio Quindi la allora, domanda aspetta, quindi apposta per evitare gli errori, nel senso un minimo di attenzione a
posto Sì, faccio. adesso tra un po' le influenze, anche un po' comunque il fatto di dover far vedere la strategia, comunque qualche errore può capitare, però l'importante diciamo che è quello di accorgersene in tempo e di non fare troppi danni in questo caso. Ci ho rimesso 89 centesimi, quindi le commissioni, non è un grosso danno. Quindi ho venduto euro, il CAD, comprato GBP e lo yen, perché ho assecondato le indicazioni che mi dà sul daily. Ora, per bilanciare ancora di più questo tipo di portafoglio, che è a gestione separata, quindi vado sul grafico H4 e sul grafico H4 faccio una strategia contrarian, cioè quando vedo la forza la vendo, perché il discorso sul termometro Forex è che diciamo queste forze e debolezze hanno una loro ciclicità. Quindi, quando siamo in una situazione di forza, ovviamente il basket può passare a una situazione di debolezza. Quindi, può essere anche logico cercare di andare a intercettare queste variazioni, quindi questi passaggi. E lo facciamo sempre con una gestione separata. Quindi, sull'H4 andrò solo in contraria. Quindi, adesso lo faccio. Quindi, su euro che abbiamo forza. Io non la compro, la vendo. Su sterlina che abbiamo forza, io non la compro, la vendo. Sullo yen che abbiamo forza, stesso discorso. Saudi vado a comprarlo perché è debole, quindi il CAD che è molto debole, quindi può passare a uno stato di forza o di neutralità comunque nelle successive sedute. Voglio comunque giocarmela e quindi vado a comprare il CAD contro tutti. Quindi, riassumendo, io ho creato una situazione di strategie diverse tra loro su un unico conto, però tutto sotto controllo dai vari time frame. Quindi so che sul weekly io sto seguendo le indicazioni del COT report. Quindi ogni settimana mi vado a controllare quello che mi dice il COT report e poi vado a diciamo ad organizzare di conseguenza. Quindi ho aperto i micro lotti perché sia che questo è un progetto iniziale che quindi non so come andrà, non so se che tipo di performance. Quindi se siete qui perché cercate il Santo Graal, quello ovviamente no, questo non è il posto adatto. Qui comunque si studia e si cerca di arrivare ad ottenere comunque degli studi abbastanza concreti, quindi viene fatto in maniera tutta molto, in maniera molto seria e seguita con MyFXBook. Quindi riassumendo, sul weekly io ho le indicazioni del COT report, sul daily seguo le indicazioni di forza e debolezza e quindi ho una gestione separata, e sul grafico H4 invece ho una situazione contraria. Quindi devo andare, diciamo, in min reverting rispetto a quello che mi dice la forza. E questa è un po' la situazione, quindi poi andrò a monitorare il tutto sul grafico H4, quindi sicuramente si entrerà quasi ogni giorno, visto che comunque le situazioni ci sono quasi sempre, anche sul daily, quindi diciamo che queste situazioni possono variare. E l'aggiunta del controllo delle size singolarmente, questa è una grande aggiunta perché mi permette di capire come sono messo diciamo anche per cambio cross, e quindi è importante. Ok, allora io ho spiegato la strategia che era molto semplice. Allora, se avete domande, io le leggo. Spero che sia abbastanza chiaro. Comunque, poi durante il giorno, comunque per chi segue la chat ci possiamo sempre confrontare. Allora, Gilberto mi chiede: evidenzia solo l'esposizione per ordini aperti dell'EA oppure se apro un ordine manualmente me lo evidenzia lo stesso? Allora, l'ordine comunque va aperto sempre. Salvatore, correggimi se sbaglio, mi sposto sul demo. Dov'è il demo? Allora, va aperto sempre diciamo, dalla tabella, quindi se io apro euro-dollaro, Esatto. ovviamente va a finire nel basket, nel conteggio, però se io lo apro da qui, lui non lo sa, vedi, non c'è il commento,
E quindi non mi va ad aprire, non mi va a conteggiare questa posizione. Non la gestisce proprio. Non la gestisci, non avrebbe senso perché comunque l'idea è quella di ragionare esclusivamente all'interno del basket. Ok, vi dico come averlo, ma molti di voi hanno già l'expert, quindi sanno già qual è la procedura. Allora, visto che viene questo expert dato in maniera gratuita per tutti i clienti di Tikmil, quindi sia in real che in demo, senza scadenza e né tantomeno richiesto un deposito minimo o un volume di trading, l'unica cosa che vi chiediamo è quella di lasciare una recensione. Adesso domani uscirà la registrazione dell'expert, quindi su Facebook, sulla nostra pagina, dovete semplicemente lasciare un like, un commento al post e condividerlo con i vostri contatti e fare una recensione per chi è cliente di Tikmil, quindi una ovviamente recensione veritiera, sia sulla nostra pagina di Tikmil Italy che sul sito Trustpilot, che è questo. Molto semplice, vi cercate Tikmil e lasciate una recensione al sito. Perché facciamo questo? Perché ovviamente questo termometro Forex ha un costo, perché comunque vedete che permette permette diversi tipi di approcci e di operatività. Quindi abbiamo bisogno di capire se c'è il reale interesse da parte dei clienti di Tikmil, e quindi l'unico modo per capirlo ovviamente è farcelo capire lasciando delle recensioni e dei commenti, anche per capire un po' quello che non va o che c'è da migliorare. E quindi vi chiediamo questo piccolo sforzo di lasciare una recensione. Quindi domani, quando uscirà la registrazione, poi vi aggiornerò con tutti i dettagli. Ok, allora, se non ci sono altre domande, io comunque direi di chiudere il webinar. Tu, Salvatore, vuoi aggiungere qualcos'altro? La chat di gruppo è iscritta perché lì nella chat diciamo seguiamo poi passo passo di Telegram, sì, mi pare che già l'hai scritta in chat. Sì, io sono Ok. adesso per qualunque tipo di domanda, insomma. Sì, questa qui. Resto a disposizione per qualunque tipo di domanda. Contattatemi tranquillamente anche nella chat, compatibilmente con i miei impegni, vedrò di assecondare tutte le vostre richieste. Però vi invito caldamente a provarlo, lo strumento, perché chiaramente in demo, per capirne tutte le funzionalità e tutte le varie strategie. Chiaramente non è un expert che fa tutto da solo, cioè non si può backtestare, per esempio, non si può fare un backtest, perché è semplicemente uno strumento di ausilio, di aiuto alla nostra operatività, discrezionale. Chiaramente facendo tutto con un semplice click, apro e chiudo più operazioni, semplicemente, velocemente con un semplice click. Null'altro, se ci avete altre domande me le ponete adesso o altrimenti ci salutiamo qui. Sì, abbiamo sforato come sempre l'ora, quindi va bene così. Allora, grazie a tutti per la partecipazione e vi do appuntamento al prossimo webinar, che è mercoledì. Non ho ancora l'argomento, però sicuramente parleremo di altre strategie interessanti. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Buona serata.